Adesso l'obiettivo siamo concentrati per il bilancio e per portare questo bilancio che fu approvato in giunta con un emendamento sul quale stiamo lavorando, quindi 3, 4 e 5, quello è l'obiettivo primario, perché chiaramente legato a una piccola parte di vita amministrativa del 2016, ma si inseriranno anche delle visioni strategiche per gli anni a seguire. Quindi stiamo facendo un lavoro importante e significativo anche tra diverse difficoltà e quindi oggi l'obiettivo principale è quello. Poi io sto lavorando anche sulla città metropolitana perché nel decreto enti locali che è in via di approvazione definitiva in Parlamento ci sono delle cose importanti ma ci sono anche delle cose molto gravi, come ad esempio il salario accessorio che non viene pagato ai dipendenti, l'ulteriore contrazione della possibilità di spendere, quindi continua a essere una riforma sulla quale lo Stato non ha investito e che l'ANCI deve essere più forte a far sentire la sua voce, lo dico anche in vista delle elezioni del prossimo Presidente dell'ANCI. Quindi siamo impegnati, ecco, su tutte le visioni, quelle della città, dove c'è da fare da subito un lavoro di innalzamento del miglioramento della qualità dei servizi e della vita della nostra città. Quindi devo dire che la squadra sta lavorando, gli assessori stanno lavorando, quindi si lavora a pieno ritmo.